mesh do szpital. Faccio un backstage intanto io, Roberto. Come? No, mi sembra buono la ballata. Backstage, ragazzi, nuovo video. Vabbè. Rifamo. Backstage. Te capisco amico, te non è terra straniera, te spendo un capital, per me sto spedal. Cosa succede? Che io ho la voce altissima in cuffia, sì. E la base bassa. La gente che lavora. Registri. Roberto degli articolo Trentino, qui che regista con il baby. Te capisco amore, te non... Perché amore? No, è vero che siamo in confidenza, basta. Ma fino a questo ciccio. Punto. Dai che ce ne sono le tessere. È sbocciato l'amore è sbocciato, è venuto ragazzi. Fuori così. Amico, te non è terra straniera. Scusemi, ho sbagliato traccia. Roberto? Fa che caso. Te capisco, amico, te non è terra straniera. Te spendo due capital, per me sto spedal. La base è sempre bassissima. È bassa? Non è per il problema. Non è più alta? Eh sì, perché sennò dire se sono in sincrono o no. Se no non si sente. Ah, wow. Ma non con gli occhiali che sembro anziano. No, ma se non ti senti quello. Mi è. Sento anziano con gli ragazzi, occhiali. Attenzione perché testi, cose, mica mi dicevo qua il tecnico qui, il regista che autore. Atto. Terrone in terra straniera, tutta sta roba qua, no? Stago in Trentino e stago ben, vago in montagna e stago fresc, e maglio scone che col pel, ben vago il bagno del laghet. Baracca del pelle è stata quasi longa, vai in bola a canti, la toma rosa e congo. Concentrazione della sua merda di shampoo di merda. Colpa mia sempre, oh! Dimmi una cosa, ma la caponata, ragazzi. Cioè, tu hai mangiato quei cannoli, no? Per la caponata, però. Dopo aver assaggiato la caponata della famiglia Florio, ho iniziato a credere in Dio. Ma sì, veramente, è una cosa che mi mancava. Questa religione. Sì. Guarda, quando io non scherzo su questo. Ti aspettiamo cose. Sempre qui a pregare. La melanzana. Io direi di erigere una specie di monumento alla caponata di tua mamma. Bravo. Esatto, dove i pellegrini del Triveneto potranno finalmente raccogliersi in preghiera davanti a questo monumento. Ragazzi, Roberto Laino, la prossima puntata parleremo dell'orto del papà di Angelo, ok? Ma rialta così. L'estate a farsi lungo, vai in Bolacati, la tomorosa è congo. Te dago il bel consiglio, se ti fidi di me, alla merosa, aglio. Backstage, la video amici. Zero. Pronto. Ciao Roberto, come va? Come sono andate le vacanze? Siamo nel backstage del video di Bepi e Roberto Laino. Pronto? Pronto! Ehi Roberto! Chi sei? Sono il Bepi, come stai? Ciao Bepi, te! Come stai? Tutto bene? La meraviglia, guarda. Ah, sei stato in vacanza? Come sono andate in vacanza? Ma che vacanza è vacanza? Mi da chi? Nome nuovo, ma se mai. Perché? Che è successo qualcosa? Ci sto benissimo. Ho capito, ma so che... Pensa un attimo, ma sei tu sei? Sì, pronto. Ma Dio, ma sto girando una scenetta, Dio. Ecco. Thank you.
Oh, sta piovendo, ragazzi. Vedi la gente seria come lavora, Roberto. Bella gente. Troppi bella gente. Quando vuoi. Troppo tardi. Dicono d'estate obbligatoria una vacanza, che se vai al mare si riduce anche la panza. Dicono che un viaggiottino per prenderti un'ustione, minchia dai pure te, vai mare a Ferragosto, costa tutto per te, e fuori un giro arrosto, risparmierai un mondo se ti fidi di me. Nota il capì e cascio, la Kevin mi resto a tre. Beh, da non te capire in cazzo puoi farlo. Esatto, esatto, fallo da non proprio non capì in cazzo. No, non si vedono gli occhi, Roberto. Ti fai vedere qui nel backstage. Non si vedono gli occhi, non si vedono le pupille dilatate. Quando volete fate quello che volete. Va bene, dai, va bene. Bene, sì, amore, sto facendo la musica, la metto la tua mano. Un po' di backstage. Abbiamo lasciato il finestrino aperto, per fortuna siamo a 30 e non tocca niente a nessuno. Tranne lui. Lui tocca sempre tutto. Lui c'ha gli occhi da saltare. L'ananassio.